Leonardo. Ma insomma, non hai detto che sti vittando sangue che non veniva? Ne hai tu, meglio sul telefono, facciati, tu non ti preoccupa, faccio qualsiasi sforzo e vengo. Ma no. Tu cuoci con macchie, ma dico io, ma ci vuoi guaiare pure a noi, che sti volendo il contagio? Ma perché, già stiamo a cominciare? Beh, certo. Sì, ma hai detto che non veniva? No, tu mi hai chiuso il telefono, faccio parla là così. Sento sangue. Mi sento meglio, mi sento meglio. Ah, posso fare, ma perché non ci capito? Dico, non potevamo fare una puntata senza di te. Come? Tanta gente hanno scritto. Aspetta, o ci stai o non ci stai, è la stessissima cosa. Oh, ma io con questo copione qua l'ho fatto che era prevista la mia presenza. La prossima volta metto uno senza la presenza mia, ma ormai io... E vatta a cagnare, va, cambia, cambia, se ne... Su, le fa la puntata personalizzata. Su, le fa la puntata corta. Ecco qua, ha fatto la battuta demenziale. Allora, regia, un attimo di nero, quando poco di pubblicità, lui si cambia e cominciamo da capo. E che giornata stamattina! A voi, a me Ernest, però! Terremoto! Un terremoto, di lei! Mettimi un po', che cago, non si vede niente, là non posso muovere, non stiamo struppiando. Hai ragione, là no, è un casino. Ma mi sono struppiato proprio, la roba per me sei piena. Si tiene sordo, ti faccio pure a barba. Ma fai pure a barba. Ma quando fai un po' di pulizia alla sedia? Hai ragione. La prima cosa già sta che la seggia sdraia, che la seggia addondola. No, è perché proprio la seggia addondola, è un ricordo di famiglia. Ma era fastidio. Ma voi che la... tu lo sai, non ricordi i famigli, ti tengo assato. Ma se non ricordi i famigli è tuo, perché non lo porta a casa? Ma tu lo sai, tengo... tu la sei voluto, tengo a casa così piccella, ma porta a senso, ma muore di Dio. Io ho coglione che sia tutto coso là, Ma perché che la roba che sta là dentro è tua? Quasi tutto. Quasi tutto? Io tengo solo un presepe alla dentro. Un presepe che pot sta a bicicletta. E dai, ci ritiene a me un po', che diavolo? Un po', che le so bindanna che sta sta roba a che non ci sto bene di alla dreta, lavatrice, frigorifero. Ma sei già donna, non so più i vint'anni che sta là dietro. Io mi ricordo di mamma, che la mamma si metteva a vedere la televisione, o triciclo, mio figlio quando cominciava a fare i primi passi, la culletta, c'è una tancioletta, la piccinella, non metto, perché mi distrugge tutti questi ricordi? Giusto, ma tu ci sei, mica non lo posso tenere sta roba. E vai trovando forza che ti tengo qualcosa a casa mia. Un poco per il roba, massimo tre pezzi, due pezzi, ma non di più. Quando una persona vede è corretto, quando una persona vuole aiutare, tu vuoi tante cose in dame un esso, non ho capito. Ma non ho capito, ma fosse roba, perché l'è roba tu? Certo, è giusto, a me mi piace sul fatto che tu sei affezionato agli oggetti che possono tenere una storia, un ricordo, una cosa, che possono essere abitudini in merda, ma ci va a Napoli, sta tutto cosa. Una volta ti ricordo gli stavo ma lui di me là una coppa a finestra. Una volta stai in un macinello perché quando la ci pavate andavo per cadere. Sì, perché prima ho gli dopo il cadere gli attil. Ma non so, di piattolo, come che? E a stanno i sapunare. Le pulci, le pulci! Sono per cadere te a roba vera. Ah, un po' con i soldi, io molti anni prima l'avevo buttato. E poi te l'hai incattata una volta, e chi le che sei? Noi abbiamo questa abitudine in Italia, roba, e poi a mente mercatino, mercato delle pulce qua, mercato delle pulce là, e ci ho cattato e ci ho fatto pavare tre volte tanto. E invece noi ci ho potuto tenere roba di valore, che poi optando, più anni passano e più valore è un oggetto che ha un passato, una storia, che la gente appena si sposa di mettere tutte cose, sono tutti moderni, ci tengono proprio. No, cacciava questa roba, ti è vero tutto, vivi in casa senza storia, senza passata, come ci parla? Sì, questo è vero. Tutte queste cose, che poi a volte si tengono delle cose inutili, proprio inutili, specialmente la roba non va niente, una cosa ma a casa, tutta roba autarchica, tutta roba... Perché invece, prima la roba ridignamo veramente, quella che è la culletta, ma niente, quella è di Vimini veramente che è la culletta. Sì, che sanno d'armo che volano alla dita, non hai visto? Ma pure la seggia addondola. Quella è un'ottima qualità, ma mai non la trovi più. Ma fanno tutte robe di plastica, tutte robe da fatanzia, appena da siete, si discorda una sigaretta, si appiccia tutto cosa. Ma a parte questo, ma la cosa più importante è che ogni oggetto che c'è una storia della famiglia nostra, la famiglia tua. Ma buona tu vita. Quando te la senti a casa senza questi virtù cose moderne, che pensi? Ma che sei una famiglia senza storia, allora è venuta. Ma che è proprio l'Italia che sta facendo tutti i mezzi di perdere la sua storia. E che è venuta, eh?
che storia.